lo sport come linguaggio universale, la forza che può abbattere le barriere e costruire ponti tra i popoli facendo dialogare religioni ed etnie diverse, come ha fatto in passato e continua a fare oggi, mettendo a confronto leale anche paesi politicamente su fronti diversi. È con questo spirito che si è svolta in Vaticano la prima conferenza mondiale su fede e sport promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura dal titolo Lo sport al servizio dell'umanità, inaugurata da una cerimonia alla presenza di Papa Francesco. Nel suo intervento il Papa ha ricordato che non solo lo sport praticato dai grandi campioni, ma anche l'attività amatoriale sono terreno comune di inclusione e confronto sano, lontano dalla corruzione e dalla supremazia degli interessi economici. Penso anche a tanti bambini e ragazzi che vivono ai margini della società. Tutti conosciamo l'entusiasmo dei bambini che giocano con una palla sgonfia o fatta di stracci, dei sobborghi, di alcune grandi città o nelle vie dei piccoli paesi. Vorrei incoraggiare tutti a lavorare insieme affinché questi bambini possano accedere allo sport in condizioni dignitose, specialmente quelli che ne sono esclusi a causa della povertà. Un'inclusione che non conosce barriere neppure di tipo fisico, aprendo, come avviene già da diversi anni, le Olimpiadi anche agli atleti diversamente abili. La conferenza, alla cui apertura erano presenti tra gli altri il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, è stata voluta per riflettere sullo sport portatore di valori umani e sulla loro promozione, come accaduto alle Olimpiadi di Rio con la presenza di una squadra di rifugiati. Tegla Lurupe, ex maratoneta e fondatrice di una fondazione umanitaria che porta il suo nome. I come from Kenya. Vengo dal Kenya, sono un ex atleta e utilizzo lo sport come strumento per riunire le persone. Sono io che ho accompagnato gli atleti della squadra dei rifugiati a Rio come capo missione e sono stata l'allenatrice di tutti e cinque. Per me essere stata invitata in Vaticano è molto significativo, come incontrare i leader religiosi per il mondo di oggi, per lo sport, per la pace. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quando parliamo di umanità non si tratta di una questione religiosa o che ha a che fare con i musulmani o i cattolici o il cristianesimo, ma riguarda gli esseri umani, perché è Dio che ci ha creato per vivere in armonia e unità.